esserci per difendere l'autorevolezza vostra e dei vostri colleghi e dei vostri insegnanti. Poi c'è un problema anche più generale, no? Di valorizzazione del vostro ruolo che deve partire anche, come dicevo, dal discorso retributivo. E su questo io credo che noi dobbiamo continuare ad impegnarci così come stiamo facendo nel passato contratto che riguarda tutto il mondo della scuola. Ci sono state risorse significative in questo che riguarda tutto il mondo della scuola, quindi riguarda ovviamente anche i dirigenti scolastici. Ci sono risorse ancora più importanti e dobbiamo proseguire questo percorso di valorizzazione professionale anche dal punto di vista economico. Credo molto nell'essere una professione questa che viene scelta ovviamente per la passione, la straordinaria passione che tutti voi ci mettete, ma anche non può non essere competitiva rispetto ad altre professioni. E poi c'è l'intervento che noi abbiamo lanciato, in particolare qui mi fa piacere ricordare che siamo intervenuti su tutte le scuole primarie, scuole elementari, come a volte mi scappa di dire, del Mezzogiorno d'Italia con Agenda Sud. Agenda Sud. Che meraviglia! Adesso ho capito il motivo della sfera. Smette di passare avanti in tre. A dimensione di essere umano, a dimensione di uomo e di donna, però allo stesso tempo un futuro che bellissima la luna avrà delle soluzioni che troveremo, i grandi problemi che dovremo affrontare, i grandi contenuti importanti scientifici. Chiunque navigasse sotto la sua luce, da questo spettacolare fenomeno nacque il nome per un'imbarcazione tutta italiana, un'imbarcazione destinata a solcare i mari e gli oceani del mondo. È un simbolo di passione, determinazione, unione. È un nome che porta con sé il richiamo di quella notte magica, di una promessa per avventure straordinarie. È luna rossa e un magnetico richiamo alla consapevolezza che grazie alle scienze, alla tecnologia, possiamo oltrepassare i nostri limiti nella vita come nello sport. Un nome che incarna la bellezza, il genio, la creatività, il saper fare italiano, un saper fare che può guidarci attraverso il futuro. È luna rossa.
di risorse PNRR proprio per la formazione alle materie STEM. Abbiamo avviato delle linee guida fortemente innovative. Vedete, questa mattina quando questi ragazzi, in quel caso erano dei bambini, mi hanno fatto vedere un esperimento, due pentole che private di aria al loro interno non si riuscivano a staccare, e poi i loro insegnanti hanno spiegato quali erano le regole della fisica che governavano questo fenomeno, e loro me lo sapevano ripetere benissimo. Ho capito proprio che abbiamo scelto la strada giusta, cioè la didattica nuova che parte dai laboratori e parte dalla realtà per arrivare all'astrazione, per far sì che sempre più giovani possano appassionarsi a queste materie che sono pilastri della costruzione della nostra società del futuro. Accolti dal grande applauso del teatro.